i pazienti che vivono con l'HIV ci sono oggi a disposizione diverse terapie anche a seconda della tipologia di paziente e anche a seconda appunto del tempo lungo che si vuole raggiungere di efficacia e sicurezza. Le terapie sono diverse e si guarda anche ad altri aspetti come all'impatto infiammatorio e l'impatto immunologico sul paziente. Di questo se n'è parlato anche al recente congresso HIV Drug Therapy che si è svolto a Glasgow e noi approfondiamo il tema con la professoressa Cristina Mussini. Professoressa, al recente congresso di Glasgow sono stati presentati dei nuovi risultati su impatto infiammatorio e immunologico delle terapie antiretrovirali per l'HIV. Ci parla meglio di questo studio e ci spiega che tipo di confronto era? Allora, si tratta di uno studio randomizzato di pazienti che erano soppressi virologicamente, che sono stati sorteggiati a fare o la duplice terapia con dolutegravir lamivudina o la triplice terapia con bictegravir, TAF e emtricitabina. Ora, i pazienti sono stati, è stato prelevato il sangue al tempo zero, 6 mesi a 12 mesi, e quello che abbiamo visto è stato quello che a 6 mesi soprattutto c'è una differenza che è statisticamente significativa, ma anche a 12 rimane sempre più alto del baseline, soprattutto nel braccio in dolutegravir 3TC, quindi nei soggetti che stanno facendo questo tipo di duplice terapia, si vede come ci sia un aumento sia di un'attivazione linfocitaria, sia della produzione di cellule di monociti non classici. Queste cellule sono state correlate in alcuni studi con un aumento del rischio cardiovascolare ed un aumento dell'impairment cognitivo. Quindi sono significative 6 mesi, a 12 mesi sembra si ritrovi un po' così di equilibrio. Bisognerà vedere i dati a un maggior follow-up, però è indubbio che è una situazione assolutamente pulita, randomizzata. Quando andiamo a parlare di cellule, sono minime differenze. Avremmo potuto non trovare niente e invece abbiamo trovato qualcosa. È questo rilevante clinicamente? Non si sa ancora, perché per esempio i dati sulle citochine non sembrano andare in quella direzione. Perché qual è la vera domanda? La domanda è se due farmaci siano in grado di sopprimere il virus in tutto l'organismo, quindi al di là del plasma, nello stesso modo come tre farmaci. Oppure se ci possa essere da qualche parte, impossibile da rilevare, oltretutto in pratica clinica, ma un po' di replicazione virale che possa sostenere un'attivazione immunitaria e questo switch dei monociti verso i monociti non classici. È uno studio importante perché è la prima volta che si vede questo, per capire se questo tipo di differenza verrà mantenuta anche con un più lungo follow-up, verrà appunto prolungata l'osservazione e da gennaio ripartiremo con i prelievi per vedere se a 3 anni questo venga mantenuto o meno. Professoressa, se si dovesse mantenere, è vero che lei ha detto per ora sulla pratica clinica non possiamo pronunciarci, no? Se si dovesse mantenere, ci può essere qualche feedback da dare sulla pratica clinica? Beh, se si dovesse mantenere, potrebbe essere che ci sono pazienti che semmai sono a più alto rischio cardiovascolare e io queste persone non gli suggerirei di andare in duplice. Però, insomma, questo è tutto ancora da dimostrare. Questo è proprio un primo dato e vediamo come andrà.